città della battaglia dei Piani Palentini. Pronti? Siamo pronti a dare battaglia e deve essere anche molto carino. La sindaca Olimpia, quindi ci sarà pulizia qua, è la cosa importante, e è neoeletta e Angelo, che è il presidente del comitato. Allora, siamo tutti di corso, beccato la banda, è stato bellissimo. Cosa si festeggia oggi? Sant'Antonio e San Vincenzo. Sant'Antonio oggi, è Sant'Antonio. Ma c'è anche, ci sarà anche la processione? Sì, tra poco esce la processione e la riportiamo dalla chiesa principale. E adesso noi andiamo, adesso mettiamo la macchina, facciamo tutto di corsa. Buonasera! Chi vince? Posso fare la spia? È lui che vince. Ma qua perché ce n'è di più di qua? Perché ecco siamo più bravi! Perché ci sono di più uomini qui che là? Perché è il tavolo più importante. Ma chi sta vincendo? Siamo qua! Il signore là! Questo è un buono! Il pollo? Ma lei va nel video, le hanno appena detto che lei è un pollo! Spante pure! Scurco la marsicana e sono alla locanda incantata! Beh, mi sembra un paese delle favole questo! Allora, scusa, sono con la proprietaria della locanda e questo dove siamo qui noi sono le scuderie del castello. Del Palazzo Montelmi. Del Palazzo Montelmi. Abbiamo seguiteci per andare là. Questa è una roccaforte medievale. Sì. E la lingua anche è diventata medievale. Rocca perché serviva come punto di vedetta. Infatti ho visto che ci sono state delle battaglie qua, perché si venivano a rifugiare qui, hanno sempre vinto qui allora. Sì, sicuramente. No, guardate che bella vista che c'è. Quindi tutta la strada che abbiamo fatto non era per il castello, erano delle scuderie. Le scuderie di un avvocato che era l'avvocato del principe Colonna, che amministrava i possedimenti del principe, l'avvocato Bontempi, Giovan Cesare Bontempi. Hai capito, il principe, che bel posto! Siamo alla fine del Cinquecento. Buonasera. Buonasera! Ma queste tre belle fanciulle? Siamo le quattro grazie. Vedi, ho detto che dobbiamo fare la foto con Fiordelli. Ma guardi che veramente stiamo facendo un video, ma mi cantate non voglio mica la luna, la sapete? Oh, siamo stonate. Dai, proviamo, la faccio sempre fare insieme. Qua. Non voglio mica la luna e la sanno benissimo. Allora Olimpia, questo è un paese molto antico, è addirittura del 1200, è medievale. Ed è famoso per? Beh, un evento particolare è stata la battaglia dei Piani Palentini, che si è svolta qui tra Scurcola, Magliano e Cappello. Ma chi ha vinto Scurcola? Ha vinto Carlo D'Angiò. Noi sullo sconfalone del comune abbiamo il Giglio Angioino. Ah, che bello! Ma allora adesso noi andiamo a fare un giro per il paese. Seguitemi perché è bellissimo. Siamo davanti alla chiesa della Santissima Trinità. Da qui uscirà poi la processione. Intanto, piano piano andiamo dentro a vedere com'è. Vedete com'è.
bella signora! Questa bella signora! Quanti anni ha lei? Ma è più delizio! Certo che sono Ma a me mi sembra, non mi sembra, vorrei fare un figuraccio. Che bella questa bella signora, quanti anni ha? Però, e allora adesso va in processione? No, è un po' troppo faticoso. Ma l'importante è il cuore, o no? È avere il cuore. Frabotti e campane, noi continuiamo ad arrampicarci. Sabrina? Sabrina, vuoi parlare con... Sono Fiordaliso, sono vicino alla tua mamma! La cantante! Senti, Olivia... Amore, adesso te la passo, Mi ha detto, non gli rispondere che si spaventa. Te la passo, ciao. Qui le campane ne suonano sempre a festa, sarà difficile... farvi capire quello che dico. Qui è dove si è svolta la battaglia. È una bella zona, Ci piacerebbe a volte tornare indietro con la testa per vedere com'era allora, però non si può. Una bella macchina del tempo, magari. Ehi! Ciao! Sei un ciwi! Oh, mare! Oh, Dio!